Buongiorno assessore, stamattina a Piazza Manvitelli un simpaticissimo evento in collaborazione con l'Istituto Maria Ausiliatrice. Abbiamo potenziato, se non quadruplicato, le iniziative di educazione civica per le bambine e per i bambini di questa città, insieme anche alle famiglie, perché questa mattina ci sono tantissime mamme e papà, e insieme ad un corpo di polizia speciale, che è la Polizia Municipale della città di Napoli. Siamo con il capitano Frattini, l'unità territoriale Uomo e Ravenella. Questo perché? Perché anche le pagine tristi di queste ore di violenza, di criminalità, di vandalismo e anche di cose ben più gravi, c'è una soluzione nella quale crediamo, molto piccola, delicata, che deve essere costante, che è quella di diffondere educazione civica tra i più piccoli, insieme adulti e bambini, per riappropriarci del bene comune. E oggi i più piccoli stanno in prima persona decorando quella che è una delle aiuole più belle di questo quartiere, quella di Piazza Manvitelli. E sono certa che questi bambini, quando cresceranno e saranno forse a passeggio con le proprie amiche e con i propri amici, se avranno qualcosa fra le mani non lo butteranno a terra, o se avranno un'aiuola di fronte non la imbratteranno. In questo modo noi tuteliamo la bellezza della città. Un evento che replicherete anche in altre piazze di Napoli? Sì, coinvolgeremo tutti i quartieri. Questo è in realtà un vero e proprio percorso che dura da qualche anno e che vuole vedere i giovani protagonisti del bene comune della città.